Ogni castello che si rispetti ha il suo fantasma. Anni fa siamo stati in quello di Trezzo sull'Adda, a nord di Milano. E noi del Centro di Ricerca Operativo sul Paranormale siamo riusciti a fotografare quello che potrebbe essere il fantasma di un cavaliere. Di recente abbiamo visitato alcuni luoghi caratteristici tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. Questo è il resoconto di quel viaggio. Benvenuti a X Dimension. Il nostro viaggio inizia in Toscana. Dopo un viaggio in auto, o meglio, su un fuoristrada adatto a percorrere strade non molto confortevoli, arriviamo a Toiano, che potremmo quasi definire una città fantasma. Diciamo quasi, perché qualcuno ci vive, ma il numero di abitanti si può contare sulle dita di una mano. Infatti, ufficialmente, soltanto 3 persone ci vivono. È una zona tranquilla. All'ingresso della città troviamo subito un cimitero, un paesaggio mozzafiato e i primi ruderi. Infatti molti edifici sono pericolanti e sconsigliamo vivamente a tutti voi di entrarci. Una epigrafe ci descrive quello che accadde nel passato di questa città. Nel 1406 Toiano si arrese alla Repubblica di Firenze, riportando così vari privilegi commerciali. Ancora oggi è presente all'interno di Palazzo Vecchio a Firenze una campana, un tempo appartenente alla Rocca di Toiano. Venne portata lì proprio in quel periodo, come trofeo, dal condottiero Rodolfo II di Varano. Poco distante dal borgo vi è una lapide commemorativa dedicata a Elvira Orlandini, assassinata il 5 giugno 1947. La pietra sorge nel punto in cui venne rinvenuto il corpo della ragazza, di soli 22 anni. Il suo assassino non venne mai identificato. Abbiamo provato a condurre delle sessioni di FVE, nella speranza di scoprirne di più, ma senza successo. Gli FVE, fenomeni di voce elettronica, possono permettere agli spiriti di manifestarsi attraverso un normale registratore. In certi casi abbiamo ottenuto dei riscontri interessanti, ma non a Toiano. La lapide di Elvira è circondata da diversi oggetti, doni di viaggiatori empatici. Dopo aver lasciato anche noi un pegno, abbandoniamo Toiano per dirigerci altrove. Nelle vicinanze della città abbandonata, all'interno di un suggestivo boschetto in località Monte Foscoli, in provincia di Pisa, si trova il Tempio di Minerva Medica. Eretto nella prima metà del XIX secolo, è il monumento che il medico Andrea Vaccà Berlinghieri dedicò a suo padre Francesco, anch'egli medico, ma anche massone e capo della carboneria in Toscana. Minerva era la dea romana della medicina, nonché della saggezza, della scienza, della matematica, della geometria e degli artigiani. Il suo corrispettivo greco, la dea Atena, era più combattiva. Minerva invece incarna maggiormente gli ideali della massoneria filosofica, aperta a tutti, nata in Inghilterra nel 1717. Proprio in questo tempio, lontano dalle affollate città, si incontravano i carbonari per organizzare le loro rivoluzioni, ma non è tutto. Andrea Vaccà Berlinghieri era il medico personale della famiglia Shelley. Vi ricorda qualcosa questo cognome? Mary Shelley scrisse il celebre romanzo gotico sulla figura del dottor Frankenstein, personaggio forse ispirato al nostro dottore toscano. Si dice infatti che nei sotterranei del tempio si portassero avanti esperimenti di anatomia e galvanismo. Ci chiediamo quanto ci sia di vero in queste storie. A circa 20 minuti da Monte Foscoli si trova Lari, dove sorge il castello dei Vicari, che nel XVI secolo divenne sede dell'Inquisizione.
Nella sala principale si raccoglieva il tribunale incaricato di processare, torturare e giudicare eretici e streghe del territorio. Alcune altre sale vennero usate anche come prigioni. Ancora oggi si può percepire il dolore e la pena che molti innocenti dovettero subire per colpa dell'ignoranza, delle superstizioni e dell'oscurantismo religioso. Inoltre, queste celle vennero utilizzate ancora in epoca recente, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, al loro interno troviamo incise sulle pareti scritte e riferimenti alla vita politica del periodo bellico. Solo negli anni 90 il castello venne ritenuto patrimonio artistico italiano e aperto al pubblico. Partendo dal presupposto che alcuni luoghi dove sono accadute cose terribili conservino ancora oggi delle energie, abbiamo avuto il permesso di svolgere all'interno del castello un'indagine per capire se potessero esserci degli spiriti ancora imprigionati in queste celle. Per esempio quella di Costanza di Libiano, processata ingiustamente per stregoneria nel 1584, imprigionata in una di quelle celle e torturata duramente. Oppure quello di Giovanni Princi, detto il Rosso della Paola, incarcerato nel 1922 per via delle sue idee antifasciste e trovato impiccato nella sua cella, forse vittima di un omicidio. I loro fantasmi vagherebbero ancora in questo castello, infestando soprattutto la zona delle prigioni. Abbiamo quindi cercato tracce di questa infestazione, registrando dei FVE e utilizzando un rilevatore di campi elettromagnetici. Gli spiriti infatti sarebbero rilevabili con strumenti di questo tipo. In effetti, soltanto in un momento il nostro elettromagnetometro ha suonato, rilevando un'anomalia. A parte questo, non abbiamo rilevato nient'altro, se non con i nostri sensi. In queste celle si può ancora oggi percepire tutto il dramma delle persone che qui vennero rinchiuse. Spostiamoci più a nord. Poco prima di arrivare in Emilia-Romagna, decidiamo di visitare brevemente il castello Malaspina di Fos di Novo, vicino a Massa Carrara. Costruito nel Medioevo, è il castello più grande e meglio conservato della Lunigiana. Al suo interno troviamo vari ambienti interessanti, tra cui una piccola sala contenente ancora strumenti di tortura. Anche tra queste mura vennero consumati atroci delitti, e come ogni altro castello che si rispetti, anche qui sono stati visti e fotografati dei fantasmi. Troviamo esposte alcune foto su una bacheca del castello. Oltre a figure spettrali intere, sono stati fotografati anche molti orbe, misteriose sfere di luce. Perché i fantasmi amano i castelli? Da quel che si è capito, certi materiali come il legno e la pietra sarebbero in grado di assorbire energie legate alle emozioni umane, positive e negative. Ovviamente in questi luoghi sarebbe più facile percepire tali energie sottili, proprio per la presenza di pietre, legno e oggetti secolari. Fenomeni simili sono stati rilevati anche in altri castelli, come in quello di Torre Chiara a Langhirano e nella Rocca Viscontea a Castell'Arquato. In Emilia-Romagna troviamo i cosiddetti castelli del Ducato. Ce ne sono diversi, ma noi ci soffermiamo in quello di Castell'Arquato. I fatti tragici di questo castello risalgono alla prima metà del XVII secolo, quando Laura,
che lì risiedeva, si innamorò di un prigioniero, Sergio Montale, e lo aiutò a fuggire assieme al suo servitore, detto Spadone. Tuttavia vennero scoperti e decapitati. Da allora si dice che i loro fantasmi si manifestino ancora all'interno del castello. Come biasimarli? Forse se sono rimasti tra queste mura è per via del panorama o della cordialità della gente del posto. Anche in questo castello non abbiamo rilevato nulla di paranormale, ma la nostra indagine continua. Continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale e se vi è piaciuto il video lasciateci dei like e dei commenti. E se anche voi avete vissuto qualche esperienza paranormale, scriveteci, saremo pronti ad ascoltarvi. Se cercate informazioni su castelli infestati, vi consigliamo Fantasmi d'Italia di Pierluigi Serra, Newton e Compton Editori. Grazie a questo libro scoprirete che ogni regione d'Italia ha i suoi castelli e relative storie di fantasmi. Vi consigliamo anche Anime Infinite, Infiniti Mondi di Giorgio Pastore, grazie a cui potrete approfondire l'argomento, leggendo le molte esperienze riportate dall'autore e indagate nel corso degli anni da egli stesso.